sembra proprio non placarsi il malumore di Loredana Lecciso. La fine dell'amore con Albano è stato un boccone amaro, ma soprattutto il modo in cui sono andate le cose nel levaggiù. Quell'ombra scomoda di Romina Poveri e il gossip la fanno stare sui carboni ardenti al punto che non perde occasione per sottolineare il suo punto di vista in televisione. Nell'ultima puntata di Domenica Live, Lori ha voluto fare ulteriore chiarezza sulle ultime dichiarazioni del cantante. Non è vero, dice lei, che la loro storia d'amore era finita già nel 2005, come affermato da Carrisi alcune settimane fa a Oggi. Prima di fornire la sua versione dei fatti, però, Loredana ha lanciato una stoccata alla Poveri. Non scoppiava di salute il nostro rapporto. Però terze persone non sono autorizzate a inserirsi in un menage che può scricchiolare. È come se un elefante entrasse in un negozio di cristalleria. Non mi sono mai aspettata nulla da Romina, perché per me è un'estranea. Semmai mi aspetto rispetto dal mio compagno. Le parole incirminate sono state quelle in cui Albano avrebbe detto gli anni felici con Lori sono stati pochissimi. Continua dopo la foto, ora te lo posso confessare, disse Albano in un'intervista a Maria Venturi su Oggi, dei 18 anni trascorsi con lei, soltanto 3 sono stati felici. Punto dal 2005 il nostro rapporto non è più stato quello di una coppia. Un'affermazione forte, specie considerando che i due avevano parlato più volte di matrimonio, e che ora la Lecciso nega con forza, accusando anche la Venturi di aver in parte travisato i fatti. Ascoltare quella intervista non mi ferisce. Sai perché? Ammiro la giornalista che l'ha fatta, la scrittrice Maria Venturi, ma ha rifiutato di incontrarmi solo perché è amica di Romina. Poteva anche ascoltare la mia versione. Le cose che ha detto Albano sono state enfatizzate, sentendo anche l'altra parte certi angoli potevano essere smussati. Loredana, quindi, afferma con forza la sua verità, opposta a quanto detto da Albano. Continua dopo le foto, non eravamo affatto separati in casa, ha detto la Lecciso. Dopo l'intervista lui mi ha detto. Quando il mare è in tempesta, si danno bracciate con forza esagerata. Ho capito che ha detto frasi in cui poi non si è identificato. Perché non ha fatto una smentita. L'avrebbe fatta se io gliel'avessi chiesto. Non ne ho bisogno, mi fido della sua parola. Rispetto Oggi e il suo direttore, ma in parte quelle cose le avrà pensate, in parte gli saranno sfuggite, e se ne è pentito, in parte sono state romanzate dalla scrittrice. Poi la bomba sul matrimonio. Certo che 5 anni fa Albano mi voleva sposare. Non l'abbiamo fatto perché sono subentrate questioni familiari di cui non parlo. La Lecciso commenta le dichiarazioni di Romina da Costanzo. Se fossi sua figlia, o una sua amica, le suggerirei di non dire queste cose subito dopo che ci siamo lasciati. Se dice non è mai finita tra noi, lo mette in cattiva luce, dice Albano, è bigamo. Ti potrebbe interessare anche,